È il capoluogo che ha avuto il minor impatto dal punto di vista sanitario, Ascoli Piceno. Oggi siamo a Piazza del Popolo, dove però l'impatto economico e sociale si vede già dal numero molto scarso di negozi, bar e ristoranti che hanno aperto. Siamo con il sindaco Marco Fioravanti. 2 mesi di chiusura, qual è il bilancio? Il bilancio è drammatico da un punto di vista sociale, economico, e abbiamo avuto un grande lavoro di squadra, e quindi devo dire grazie a tutti gli ascolani che hanno collaborato nel rimanere in casa. Effettivamente adesso inizia la fase quella più difficile, che è quella del rilancio. C'è il rischio che molte attività non ripartano? Purtroppo il rischio c'è, noi abbiamo attivato misure importanti per dare subito, immediatamente, delle risposte. Tra l'altro abbiamo approvato subito delle linee guida per cercare di raddoppiare gli spazi esterni e dare la possibilità alle attività di poter lavorare. Però ovviamente le condizioni sono difficili e quindi molte stanno valutando la loro riapertura. Noi cerchiamo di non far rimanere nessuno indietro, però la situazione è davvero complicata. Noi ora vi proponiamo le voci di molti esercenti che abbiamo intervistato poco fa e poi la linea può andare a Macerata a Simona Carbonari. Finalmente abbiamo il primo cliente qua e addirittura anche il peperoncino ci mettiamo, dai. Speriamo Di riaprire per fine settimana, al massimo lunedì. La nostra attività è strutturata con 12 dipendenti, 4 soci, quindi è abbastanza grande. È difficile far ripartire questa macchina importante su questa piazza, però ci crediamo. Oggi abbiamo riaperto dopo 3 mesi di chiusura totale, è stata dura. Fortunatamente mi sono arrivati 600 euro 3 giorni fa, non meno di 3 giorni fa, e speriamo di ripartire col botto, dai. Stati momenti dove purtroppo si soffriva, si rifletteva, è stato veramente terribile. Noi, io e mio fratello, abbiamo fatto in modo di non perdere nessuno del personale. Sicuramente non saranno estati come le altre, però daremo tutto sicuramente.